Genoa, Vasquez e il rinnovo, voglio ringraziare tutti. Qui mi trovo benissimo. Fresco di rinnovo di contratto col Genoa, Johan Vasquez ha parlato ai microfoni del Secolo XIX. Prima di tutto voglio ringraziare la società Genoa, i compagni, il mister, la gente per la fiducia nei miei confronti. Mi immagino di restare tanti anni qui in Europa e, se posso col Genoa, è meglio. Qui mi trovo benissimo, la città mi piace molto, esco spesso con la mia famiglia ed è una cosa che in Messico non facevo mai. Prima mi allenavo, arrivavo a casa e basta. Frosinone, Angelozzi, non torno a Catania. Se torno a Catania, hanno degli ottimi dirigenti nello staff, qui a Frosinone ho ancora altri 4 anni di contratto. Mi sono impegnato a Frosinone, a meno che il presidente non si stanchi di me e allora magari cambierò società. Ad oggi mi sopportano qui a Frosinone, sorride, NDR. Così il direttore dell'area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, ai microfoni di Telecolor. Guardiola consiglia il Barcellona. De Zerbi per LA Panchina. A fine stagione Xavi saluterà il Barcellona e così in casa Blaugrana sono partite le manovre per il nuovo tecnico. Secondo Radio Catalunya il presidente Laporta avrebbe chiesto un consiglio all'ex Pep Guardiola in merito alla scelta da effettuare, e la risposta sarebbe stata chiara, prendere Roberto De Zerbi, ora al Brion. Napoli, il papà di KVRA, secondo me resta. Sono felicissimo dello scudetto del Napoli e che mio figlio Cacavaica abbia contribuito a vincerlo. Ringrazio l'Italia e Napoli per averlo accolto e apprezzato come persona, oltre che calciatore. Solo lui potrà scegliere se restare a Napoli in futuro e io rispetterò ogni sua decisione. Secondo me deciderà di continuare a vestire la maglia del Napoli. Così il papà di Kvaratskhelia, Badri, sul futuro di Cacavaica a Radio TV Serie A con RDS. Fiorentina, Barone, Bonaventura, ha un rinnovo particolare. Lui è un professionista molto serio, siamo super contenti del suo percorso qui, sono tanti anni che è con noi. Da poco è tornato in nazionale, questo è positivo, poi durante il mercato ci sono tanti alti e tanti bassi. Lui ha un rinnovo particolare. Gio Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dalla situazione contrattuale di Giacomo Bonaventura prima della partita contro il Torino. Deve raggiungere il 70% delle partite giocate per rinnovare, ha spiegato, ci auguriamo ci arrivi, ma siamo molto aperti di famiglia e accogliamo tutti per discutere del futuro. Siamo super contenti del suo comportamento, abbiamo bisogno di lui. Il padre di WIRTZ coglie di sorpresa il Bayer, resta fino al 2027. Florian Wirtz non si muoverà dal Bayer Leverkusen per i prossimi 2 anni. A parlare del futuro della stella tedesca di 20 anni è il padre, che coglierà di sorpresa lo stesso club teutonico visti i tanti interessamenti delle big Europe. Ha un contratto fino al 2027, ossia per il periodo che all'incirca trascorrerà ancora al Bayer, ha detto Hans-Joachim Wirtz. Dovremo aspettare ancora degli anni prima che sia pronto per i top club. Juve, Milan e non solo. Brown del GENT nel mirino. Archie Brown, terzino sinistro classe 2002, si sta distinguendo con la maglia del Gent. E così sono piovuti i primi interessamenti dalle big di Europa. Oltre a Chelsea, West Ham e Lione, riferisce Standard, anche Juve e Milan starebbero seguendo il promettente terzino. Dalla Germania, TUCHEL a forte rischio, Lazio decisiva. Il pareggio col Friburgo ha nuovamente messo sotto osservazione Thomas Tuchel in casa Bayern Monaco.
I bavaresi però, rivelano dalla Germania, hanno intenzione di dare un'altra chance all'ex di Chelsea e Borussia Dortmund. E così la gara con la Lazio di martedì si configura come una vera e propria finale per Tuchel, in caso di eliminazione dalla Champions l'esonero sarebbe cosa certa. Arda Güler nel mirino del Milan. Finito ai margini del Real Madrid per via del difficile periodo che sta vivendo, tra il grave infortunio e le molteplici ricadute, Arda Güler potrebbe approdare al Milan. I rossoneri hanno già manifestato interesse nei confronti del classe 2005, arrivato a Madrid dal Fenerbahçe per 20 milioni. E per la prossima finestra di mercato potrebbe riprovarci, con la stessa formula che ha portato Brahim Diaz al Milan. Si pensa a un prestito annuale o biennale. Juve, Lagent e Di Allegri, penso resti, MA con questa proprietà. Cosa ne sarà del futuro di Allegri alla Juventus? Ha provato a rispondere Giovanni Branchini, agente del tecnico toscano, sulle frequenze di Radio DJ. Credo che resti. Come potrebbero essere non soddisfatti del suo lavoro? Solitamente si cambia se non si è contenti. Certo, con questa proprietà può succedere di tutto. Barcellona. Lewandowski in bilico, pesa Lingaggio. Da 2 anni a Barcellona, Robert Lewandowski si sta ancora dimostrando decisivo per i risultati della squadra di Xavi? Ma cosa ne sarà del suo futuro? I Blaugrana, riferisce AS, apprezzano molto il suo impegno, ma a pesare è l'elevato ingaggio che il polacco andrà a percepire nella prossima stagione. Quindi un suo addio non è affatto da escludere. Molto dipenderà anche dal futuro tecnico dei catalani. Per l'ex Bayern Monaco non mancano gli interessamenti da club sauditi e americani. Sassuolo. Carnevali rivela. Con Vigi Cacera già un accordo. Intervenuto in conferenza stampa, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è tornato sull'addio di Bigica, in panchina solo col Napoli. Eravamo d'accordo, non è vero che il KO di mercoledì gli è costato il posto, ha detto il dirigente. Abbiamo scelto Ballardini perché in questo momento, per quello che occorre alla squadra, sia il profilo giusto. A giugno scade il contratto e faremo le nostre valutazioni. Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Dier. Il giorno dopo il pari sul campo del Friburgo, 2-2, il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo di Eric Dier. Arrivato in estate dal Tottenham per 4 milioni di euro, il centrocampista inglese ha prolungato con i bavaresi fino al 2025. Zerolli, il Milan tratta il rinnovo con L.A. Pimenta. Capitano e trascinatore del Milan Primavera, Kevin Zeroli ha fatto parlare di sé anche nella recente gara di Youth League vinta dai rossoneri ai danni del Braga. Il 19enne attaccante, riferisce Nicolò Schira, è in trattativa con i Meneghini per un nuovo contratto almeno fino al 2028, si cerca l'accordo con l'agente Raffaella Pimenta per una cifra superiore ai 200.000 euro a stagione. Lazio, palladino per il dopo Sarri? Il tecnico del Monza vota sì. Indizio social riportato da Il Messaggero. Raffaele Palladino ha votato sì alla domanda posta da una pagina Instagram di tifosi della Lazio che chiedeva se il tecnico del Monza potesse essere il successore ideale di Sarri sulla panchina biancoceleste. Secondo il quotidiano romano non è un fake, lo stesso Palladino avrebbe ammesso che il voto gli è scappato d'impulso. Manchester United, contatti segreti con Potter. La posizione di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United non è delle più salde. Jim Ratcliffe dovrebbe nominare un nuovo allenatore di propria fiducia.
Non a caso, riferisce il Sun, Dan Ashworth, di essere designato dei Red Devils e al passo d'addio col Newcastle, avrebbe incontrato in gran segreto Graham Potter. Il 48enne è sul mercato dopo la deludente esperienza col Chelsea. Juve, Miretti e Nicolussi Caviglia verso l'addio. Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia lasceranno la Juventus in estate. Lo afferma Nicolò Schira. I due centrocampisti potrebbero essere utilizzati come possibili contropartite in affari dalle cifre rilevanti. Sporting Braga, Moutinho allontana il ritiro e rinnova. Lo Sporting Braga ha annunciato il rinnovo di contratto per João Moutinho di un altro anno, fino a giugno 2025. Il 37enne centrocampista portoghese ha scelto quindi di andare avanti nonostante le voci su un possibile ritiro. SINGO. Mi volevano Milan, Inter e Atalanta, MA ho scelto il Monaco. Wilfried Tsingo ha scelto il Monaco dopo aver vissuto una lunga esperienza al Torino. Una decisione che non è stata facile per l'esterno classe 2000, come confermato in un'intervista a Marca. È vero, c'erano diversi club interessati a ingaggiarmi come Milan, Atalanta o Inter, ma dopo averci pensato ho deciso di andare al Monaco. Ne ho parlato con il mio agente, Maxime Nana, e anche con Nicolas Nkoulou, che ha giocato nel Monaco ed è come un fratello per me. Mi ha parlato molto bene della società, spiegandomi che è un ottimo posto per continuare a crescere e a migliorare. Ora sono contento. Il club dà fiducia ai giovani, le infrastrutture sono di alto livello e qui si può crescere. Per questo scegliere il Monaco è stato facile per me.